Ciao, sul mio canale avevo fatto un video, questo, creare scene d'azione con Mixamo e Blender, che vi spiega come utilizzare il servizio di Mixamo per importare delle animazioni appunto all'interno di Blender e crearvi delle scene. Vi rimando a questo video per i dettagli, però quello che mi viene chiesto ogni tanto è come faccio a mettere di seguito più animazioni scaricate da Mixamo, perché magari c'è un personaggio che prima corre e poi vogliamo che salti. E quindi in questo video volevo spiegare quello. Abbiamo scaricato un po' di file da Mixamo, per esempio abbiamo un'animazione con un personaggio, con un loop del personaggio che corre e magari un'altra animazione con un personaggio che dà il colpo di spada e vogliamo metterle una di seguito all'altra. Vi rimando all'altro video per i dettagli, cancello tutto quello che c'è sulla scena, faccio importa FBX, mi reco nella cartella con i miei file e vado a selezionare il primo dei file da caricare. Importa e mi ritrovo il personaggio. Di nuovo, queste parti qui ve le ho già fatte vedere nell'altro video. Ora importo l'altra animazione. Ho le mie due animazioni, apro un pochettino la timeline, se le faccio andare, ognuna fa la sua parte e poi si ferma. Ricordatevi che l'animazione è una proprietà dell'armatura, non dell'oggetto, quindi non devo selezionare il personaggio, ma devo selezionare l'armatura. Vedete che qua sotto ci sono tutti i fotogrammi. Posso allargare premendo CTRL e tasto centrale, con il tasto centrale e basta posso muovermi, CTRL e tasto centrale riesco a zoomare. Questa armatura ha un'animazione che dura qui circa 46 fotogrammi, quest'altra animazione è più breve. Se mi sposto le posso vedere tutte e due. Allora, la cosa più semplice è copiare e incollare questi keyframe. Quindi dei due personaggi, seleziono per esempio l'armatura di questo qui che corre, questi qui sono selezionabili, quindi se io trascino un rettangolo, vedete, ho tutti questi puntini, se li volessi duplicare posso premere maiuscolo D per duplicare, li sposto per esempio un po' più avanti da qui in poi ed ecco che la corsa dura il doppio. Allo stesso modo posso recarmi in quest'altra armatura, selezionare tutti questi fotogrammi, CTRL-C per copia, in quest'altra armatura posizionarmi dove voglio incollarli, CTRL-V con il mouse sempre qui nella timeline e vengono incollati. Se le due armature ovviamente sono la stessa, cioè devono essere costituite dagli stessi bones e funziona. Per cui adesso questa seconda fa due giri di corsa e poi un colpo di spada. Questo è il modo più semplice. Ora, tra l'altro, questa non mi serve più e posso anche cancellarla. Quindi, così è il modo più semplice di comporre più animazioni. Quindi spostarsi nella timeline vale per qualsiasi cosa. Per esempio, io potrei selezionare di nuovo solo questo colpo di spada senza il ritorno. Quindi, per esempio, questa prima parte qui l'ho selezionata. Premo CTRL-C per copiarla. Mi sposto dove la voglio. Premo CTRL-V e la incollo. Ed ecco che ho ricopiato la stessa sequenza. Allo stesso modo potrei ricopiare la prima in cui cammina e metterla qua in fondo. Quindi, con un semplice copia e incolla dei keyframe, si può anche da un'armatura all'altra, se sono la stessa, riuscire a mettere sulla timeline più animazioni di seguito. Ovviamente, come potete vedere, accadono dei salti, perché ovviamente da una posizione si passa immediatamente all'altra. Questo è il modo più semplice. A volte funziona se le due animazioni sono compatibili tra di loro nella fine dell'una e nell'inizio dell'altra, ma non sempre. Vediamo adesso un metodo più pulito per fare la stessa cosa. Qui ho ripristinato la situazione di prima, ho caricato le due animazioni come due personaggi, uno a fianco all'altro. Per continuare avrò bisogno non della timeline, ma cliccando in questa iconcina avrò bisogno di questo, Non Linear Animation. Questa finestra qui è una finestra che permette di trasformare dei singoli pezzi di animazione in dei blocchi riutilizzabili. Lo si fa con questo tastino. Quindi, selezionando l'armatura, in realtà non è necessario perché, come vedete, lui riconosce le due armature e le animazioni in questione. Qui posso anche allargare per leggere meglio. Se premete questo tastino, l'animazione viene trasformata in un blocchetto. In questa finestra vale come al solito tasto centrale per muoversi, CTRL tasto centrale per zoomare. Comunque vedete adesso questi blocchetti sono selezionabili. Queste tracce sono relative ognuno all'armatura. Questa qui è la nostra armature
e quindi è questa selezionata. Se seleziono quest'altra è Armature 001 ed è quest'altra. Io posso trascinare questa animazione in altri posti nella stessa timeline. Se io torno alla timeline, non le vedo più, l'animazione c'è, però non ho più a disposizione i keyframe, come se non potessi più modificarli. Sono stati inseriti in quel blocchetto. Se torno, in questo caso è meglio magari poter tenere aperte entrambe le finestre, quindi qua giù tengo la timeline e apro una nuova finestrella a partire dall'angolo in cui metto non linear animation, in maniera da poter avere entrambe le informazioni. Questa, se io volessi rimodificarla come era prima, torno su questa armatura, seleziono, se premo quando sono qui il tasto Tab, posso entrare in modifica, un po' come quando si entra in edit mode, diciamo, ed ecco che mi riappaiono i keyframe di questa animazione. Quindi allo stesso modo potrei fare qua su, premere Tab e posso entrare in modifica in quest'altra. Quindi posso rifare per esempio la stessa cosa, selezionare questi, premere Ctrl C. Se adesso in qualsiasi posto qui andasse a premere Ctrl V, ottengo questo messaggio d'errore, No selected F-curves to pass into. Proprio perché in questo momento questa traccia di animazione è occupata da questa animazione, diciamo, bloccata in questo momento. Dovrei entrare con Tab. E allora adesso se mi metto qua in fondo e la incollo e poi esco di nuovo con un tab qui, vedete, l'ho aggiunta a questo blocco, ma non è quello che volevo, io volevo creare un nuovo blocco. Annullo le operazioni. Ora, ci sono vari modi, però per esempio, guardate, se io adesso prendo questo blocchetto, facendo tasto destro, ho Linked Duplicate, che significa crea un duplicato identico della stessa animazione e vedete che mi ha messo un'altra traccia con una copia. Questa potrei per esempio spostarla più avanti ed ecco che ho ottenuto quello che avevo prima. Non guardate questo personaggio di qua, anzi andiamo pure a selezionarlo tutto e nascondiamolo un attimo. Teniamo solo questo. Vedete, ho creato due tracce, tra l'altro sono la stessa. Perché ho fatto Linked Duplicate, per cui se io ne selezionassi una, premessi Tab per entrare in modifica e cambiassi l'animazione, quindi che ne so, la rallento, mi metto qui, seleziono tutto, faccio scala e la allungo, premo 2 e quindi la allungo del doppio, adesso con Tab esco, vedete, si è allungata anche questa perché ho creato un duplicato Linked, quindi le modifiche fatte a un'animazione vengono fatte anche all'altra. Notate tra l'altro adesso che se mi muovo, quando subentra questa nuova animazione va a sostituire quella sotto ed è il motivo per il quale l'avevo messa dietro, qua in fondo. E quindi adesso una e poi l'altra sono di seguito. Facendo Linked Duplicate basta modificarne una e viene cambiata anche l'altra. Mentre se invece scelgo con tasto destro, vedete anche Shift D, viene creato un duplicato che è però nuovo, per cui se premo Tab qui e magari appunto di nuovo mi posiziono qua e scalo e lo rimetto corto come era e poi con Tab quassù esco, vedete questo è stato modificato, non ha modificato tutte le altre. Di nuovo con la G posso spostare anche questo da altre parti oppure posso anche andare a metterlo su una nuova traccia. Posso fare una nuova traccia con Add Tracks. E poi posso spostare questi blocchetti da altre parti. Se adesso faccio play, vedo solo la prima delle animazioni, non importa quale seleziono. Dovete immaginare questa come una pila di livelli. Quello che comanda è l'ultimo e sostituisce tutti quelli sotto per come è impostato adesso. Quindi c'è solo questa. Io però posso spostare, semplicemente trascinando, anche su altre tracce. Lo possiamo spostare, per esempio, qui, G, lo sposto quassù. E adesso sulla prima traccia in alto ho le tre animazioni di seguito. Mi conviene spostarle prima da un'altra parte, poi per esempio faccio posto, questo lo rimetto qui ed ecco che ho cambiato. Prima va lento, poi va veloce, poi va di nuovo lento. Se voglio queste che non le uso, posso anche cancellarle selezionandola e premendo X viene cancellata la traccia con la X, altrimenti appunto semplicemente add tracks con una selezionata e torno ad avere
una traccia. Ricordatevi comunque che quella che comanda è quella più in alto. Torniamo quindi a ripristinare la visibilità dell'altro personaggio. Ricordate, io qui avevo questa che volevo spostare e mettere magari a questo personaggio come abbiamo fatto prima facendo copia e incolla. Però se da qui premo G per spostarla, non riesco a spostarla su un altro personaggio. Il modo più semplice è selezionare una delle azioni che avete già per il vostro personaggio. Ci sono vari modi, però questo è quello che io trovo semplice. Duplicarlo e quindi mettere in una nuova posizione la nuova animazione. L'ho duplicata con Shift D, non con Alt D. Poi con Tab entro in Edit Mode. Magari assicuratevi di selezionare il personaggio giusto. Tab, entro in Edit Mode per modificare questa animazione. Magari prima di farlo la sposto all'inizio, giusto per averla qui nella parte iniziale, e faccio la stessa cosa di prima, quindi vado in quest'altra armatura, devo entrare in Edit Mode anche qui, lo chiamo Edit Mode per semplicità, per chi conosce già l'Edit Mode gli somiglia, perché con Tab entro ed esco per poter modificare la singola animazione. Quindi da quest'altro oggetto vado a prendere l'animazione, quindi se ho fatto questo lavoro prima di trasformarlo in questo pacchettino devo entrare in Edit Mode, altrimenti se l'ho semplicemente aperto me la ritrovo qua. L'importante insomma è poter vedere i keyframe qua sotto. Seleziono tutti i keyframe che mi interessano, premo Ctrl-C per copiarli, dopo mi reco nel nuovo oggetto, vado in Edit Mode a modificare l'azione che mi interessa, quindi nel mio caso era questa, l'avevo messo qua sulla prima riga. Questi keyframe non mi interessano, potrei anche buttarli via, è meglio non buttarli via tutti, butto via solo gli ultimi, ne lascio uno perché tanto lo sovrascriverò. Mi metto qui, premo Incolla. Ho incollato qui i keyframe dell'altro e adesso, quindi se esco diciamo dall'edit mode, questo è ricopiato. Si trova qua sopra e quindi per quello sovrascrive tutte le tracce sotto, ma adesso con la G posso spostarlo dove voglio, qua giù, e quindi adesso ho una corsa lenta, una corsa veloce, una corsa lenta e il colpo. A questo punto è chiaro che comincio ad avere un po' di confusione con i nomi. Se premo su uno, uso N di Napoli per aprire il pannello laterale, qui ci sono tutte le caratteristiche. Per cui, per esempio, posso cambiargli nome in corsa lenta. Questo può essere corsa e l'ultimo diventa slash, per esempio, e così ho potuto dare un nome ai pacchettini. L'altra armatura non mi serve più. E adesso appunto ho una traccia, due tracce, di cui quella sopra è vuota, con tutte le mie animazioni di seguito. Di nuovo però non ho ottenuto qualcosa di troppo diverso, perché qui c'è comunque un passaggio netto da una all'altra. Però guardate, se questa che sta dopo, io la sposto nella strip di sopra e la sovrappongo un pochettino, adesso la corsa si ferma prima e inizia immediatamente slash. Quindi se io questa ce l'avessi all'inizio viene eseguita e poi viene ignorata la parte sotto, mentre se la parte di sopra si trova dopo, la parte di sotto viene eseguita e poi a un certo punto incontra quella di sopra. Qui tra queste opzioni io posso selezionare qui un blending. Posso per esempio, selezionando questo, scegliere di spuntare auto blend. Adesso qui ci sarà un blending tra un'azione e l'altra. Se non mi piace auto, posso comunque selezionare qui un numero di fotogrammi. Vedete che appare una barretta a seconda di quanto faccio blend di questa azione. Quindi potrei fare un po' di blend di questo ed ecco che la camminata viene mixata meglio con il colpo. Anche per la camminata, volendo, potrei fare un blend out corrispondente se mi va. Quindi trovate con questa indicazione di blend, se scegliete auto blend, in pratica da solo si regola in base alla quantità di sovrapposizione che c'è, e ovviamente lo potete mettere a entrambe, quindi magari in quella sotto della corsa posso tirar via il blending e in questa qua metto auto, e adesso
in base a quanto sovrappongo, lui combina e fa il blending. Quindi ora che sappiamo che possiamo utilizzare queste strip in questo modo, possiamo inventarci quello che vogliamo. Per esempio potrei duplicare di nuovo con Alt, potrei adesso butto via questa corsa lenta, che era solo un esempio, tengo la corsa, la sposto qui all'inizio, la duplico con Alt D, la metto, magari ne metto 3 di seguito, poi sposto qui il colpo, duplico un'altra volta la corsa quassù, ed ecco che ho una corsa, slash, e poi la corsa, attenzione appunto che devo metterci il blending, questa qua di nuovo sopra, auto blend, due giri di corsa, un colpo, e poi ricomincia a correre, e con l'auto blending funzionano bene i mix tra le varie animazioni. Vediamo quindi un veloce riassunto. Reimporto una nuova animazione. In questo caso ho importato un'altra armatura con una nuova animazione che è qui all'inizio. Non c'è l'oggetto, c'è solo l'armatura, ma come detto a me non mi serve l'oggetto, mi basta l'armatura. Allora, come detto, ho bisogno di un posto dove incollarla sull'armatura di destinazione. Sposto momentaneamente questa, seleziono l'armatura di destinazione, ho bisogno di uno di questi vuoto, diciamo, nel quale incollare. Posso fare tasto destro, duplica, questo lo sposto all'inizio per comodità e come detto devo entrare in edit mode, diciamo, per poter vedere i fotogrammi. Seleziono quest'altra armatura, seleziono tutti i suoi fotogrammi, CTRL C, seleziono la prima armatura di nuovo, butto via questi fotogrammi, incollo e adesso il movimento è stato trasferito alla nuova armatura. Posso uscire dall'edit mode, appunto. Questo non è più una corsa, potrei cambiargli nome, giro. Questa qui non mi serve più, la butto via. E adesso ho a disposizione questo giro, che questa adesso è l'unica cosa che il personaggio fa, ma come detto dobbiamo semplicemente spostarla nel posto giusto, per esempio qua in fondo. E quindi adesso avrò tre giri di corsa, un colpo di spada, un'altra corsa e poi questo giro. Adesso che è tutto trasformato in blocchi è tutto molto facile. Se ho abbastanza tracce ho posto per creare tutte le situazioni che voglio, insomma, e anche sovrapporre eventualmente appunto con il blending i movimenti l'uno all'altro. Ecco quindi come si può combinare diverse animazioni prese da Mixamo, l'importante è che abbiano la stessa armatura di base e le possiamo mettere con Non Linear Animation Editor, possiamo trasformarle in blocchetti da utilizzare in modo molto più semplice rispetto a utilizzare solo i keyframe. Spero che questo risponda alle domande di chi era interessato a questa cosa, grazie e al prossimo video.